Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha conferito il gonfalone d'argento alla memoria del giovane 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, caduto combattendo a fianco del popolo curdo nella lotta contro l'ISIS. È il riconoscimento del Consiglio regionale per un uomo che ha dato la sua vita non da eroe, ma da persona che ha sentito il bisogno nel sussulto del vivere la sua vita qui in Toscana, a Firenze. Ha lottato contro l'ISIS senza pretendere nulla in cambio, ma servendo sostanzialmente la civiltà occidentale di fronte a una terribile paura che era quella di ciò che stava provocando a questa organizzazione l'ISIS, che per fortuna sembra ormai quasi essere debellata. È stato definito il partigiano gentile Lorenzo Orsetti e come tale riposa accanto ai compagni partigiani dell'ultima guerra al cimitero delle Porte Sante. Ben gli si attaglia quel cavallo alato sul gonfalone che lo storico Carlo Ludovico Ragghianti volle a simbolo contro il fascismo e le dittature. Orso, come veniva chiamato in gergo, seppur abbia diviso l'opinione pubblica con il suo operato, merita il rispetto per chi ha vissuto come lui, morendo per quegli ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Lorenzo ha fatto riuscire tanti aspetti positivi delle persone, perché tanti si sono riconosciuti nella sua lotta, nel suo modo di lottare. Questo mi ha colpito molto, il partigiano gentile che ha detto, il partigiano che poi con in braccio i cagnolini sorrideva agli amici o cucinava qualcosa di buono, ecco. Veramente, quindi siamo molto contenti per questo riconoscimento. Il presidente Eugenio Giani ha infine espresso la volontà di contattare il sindaco di Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, per instaurare un legato di amicizia in nome del giovane Orsetti, che con il suo sacrificio ci ricorda che la libertà si difende anche combattendo in prima linea.